Ciao a tutti ragazzi, io sono Lightning e bentornati o benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla 2. Oggi devo utilizzare le mie ore di gioco che, ahimè, non sono tantissime per costruire una statua del Big Ladro. Ora, non hanno specificato una statua gigante e in più c'è la sfida del bingo e io ancora non ho fatto nulla, sto panicando perché la sfida del bingo è difficilissima, non ci ho capito niente infatti, quindi devo un attimino dopo la statua capire cosa devo fare perché bisogna raccogliere gli oggetti e metterli nelle casse, ma sapete qual è il problema? Che io sono un'eremita, vedete come mi sono ridotta? Sono lontana anni luce dalla mia casa e non ho il tempo materiale per tornare indietro perché sennò perdo tempo per fare la statua, quindi Questo è quello che resta della mia casa. Vabbè, comunque dovrei trovare una cassa con il punto esatto dove devo costruire la statua. E ovviamente sotto nei commenti, ragazzi, fatemi sapere quando finirò la statua come vi sembra. Ovviamente non siate cattivi, considerate che ho già le mie difficoltà. Tra l'altro vi ricordo che sono l'ultima in classifica e proprio per questo devo fare la statua, perché l'ultima in classifica aveva questo, diciamo, malus. E mo cerchiamo sto punto e cercherò di fare una statua non troppo difficile per non sprecare troppo tempo. L'ho provata in creativa e non mi sembra di aver perso tanto tempo, però sapete, non è la stessa cosa e qui c'ho anche un po' d'ansia perché sto pensando alla sfida del bingo dove dovrò raccogliere tantissimi oggetti e sono veramente indietro, quindi va bene. Ho comunque meno di 5 ore di gioco perché ieri ero entrato un attimo a fare qualcosa. Vediamo se trovo sta cassa. Dove la devo fare sta statua? Allora, io non vedo nessuna cassa qua, perché ovviamente qui non credo. Ecco, ok, la devo costruire qua. Materiale per stato Big Ladro, ok. Mi hanno dato un po' di lana, spero mi basti, penso di sì. Ok, ho tutto quello che mi serve per fare la skin del Big Ladro, quindi la costruisco qua. Ora, ci sono i buchi qua sotto. Vabbè, se vado un po' più a sinistra non fa niente, mi serve una parte liscia. Va bene, ho le tasche piene, non fa niente. Tra l'altro potevo dormire. No, perché non c'ho il letto, perché qua non ci sono nemmeno le pecore, perché siamo nel punto iniziale, quindi manco le pecore per costruire il letto. Quindi no, non posso skippare. E dovremmo affrontare anche i mostri mentre costruisco, perché io le cose semplici no, mai. Allora, facciamo 1 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E quindi 7. E 1, 2, 3, 4 e 5. Voi dite perché? Mo vi faccio vedere. E qui facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Faccio sempre da 5. Devo togliere questa. Non ho una pala? No, ma mai una volta che ho la pala quando mi serve. Togliamo questa. Ok, allora possiamo iniziare a fare la struttura del Big Ladro. Iniziamo dal corpo, quindi vabbè, la terra non la posso togliere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Facciamo da 7 perché poi verrebbe troppo... Ah no, 7 il corpo. Poi viene troppo alto. Vabbè, non voglio farlo troppo grande, quindi 3, 4, 5, 6 e 7. Iniziamo a riempire tutto con la lana, quindi. Allora, voglio fare tipo la mano, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi fermerei qui. Stavo momentaneamente, sono passati 20 minuti, quindi in realtà non siamo messi così male, perché comunque mi servono... Cioè, in fin dei conti devo finire un attimo la struttura e comunque poi mi resta veramente poco, tipo la faccia, che è un po' più easy la faccia. Forse la spada perderò un po' di tempo, ma vabbè. Ok, andiamo alla faccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, la bocca la devo fare quasi subito, quindi 1... Quindi devo togliere la terracotta. 2. 3. 4. 5. E 6. Ok, poi. Quindi qui possiamo chiudere. Chiudiamo.
Allora, al centro facciamo il naso, chiudiamo, spero di fare bene perché sennò devo smontare tutta la faccia. Il tempo ce l'ho, però non volevo perdere tutto questo tempo. E da qui dovremmo fare gli occhi, se non mi sbaglio sono sempre fatti da due. E sono vicino al naso, quindi boh, mo vediamo se è così. Ok, dai, penso peggio. Il naso secondo me lo posso fare anche con il legno scortecciato quasi quasi, però ce l'abbiamo, quindi va bene. Adesso passo al cappello e poi vediamo quanta lana mi resta. Dai, tutto sommato in 30 minuti ho fatto una buona parte della struttura. È in 2D, non è in 3D, ma perché la lana non mi basta, quindi va bene. E facciamo il cappello, quindi. Uno. Anche perché non so se mi basta manco per il cappello. 4, 5, 6. Allora, l'estetica ce l'abbiamo. Secondo me è carina. Ora volevo fare delle cose nelle mani. Mi complicherò la vita tantissimo. Però voglio farla. Allora, qui volevo fare una spada. Per fare la spada la posso fare tranquillamente in legno e al massimo ciottoli. Posso usare questa che ormai ho preso. Mi bastano, spero di sì. Perché mollo tutto? Allora, mollo la canna da zucchero. Ok. Che altro mollo? Cos'è che non mi serve? Il piccone, vai. Ok. Allora, per fare la spada, beh, sarà un po' più complicata la cosa. Però ce la possiamo fare. 1, 2, 3, 4. No. 1, 2, 3, 4. Cinque. Mi conviene salire. Oh, dai! E ho il tempo contato, mannaggia! Basta, mi fermo perché sennò poi viene troppo. Tu sei deficiente però. Ma no, raga, io sono proprio deficiente. Allora, la spada ce l'abbiamo. Adesso mi manca la torcia. Poi è tutto da riempire, però sono a buon punto. È passata quasi un'ora, quindi va bene, avrò 4, o meno di 4 ore. Per quanto riguarda la torcia, io andrei a utilizzare del legno più scuro. Quindi per la torcia, non so se me ne. No, non penso che mi bastano 12. Però vabbè, intanto facciamo la cosa. Quindi partiamo sempre da. Allora, partiamo sempre dal centro. Quindi facciamo 1. 2, 3 e 4. Ok, adesso qua mi serve la lana bianca. E mi servirebbe la lana gialla. Ci saranno dei fiori gialli qua in zona, no? Posso credere non ci siano dei fiori gialli? Ci devono essere dei fiori gialli. Ecco, li vedo. Beh, non so quanto colorante mi serve. Vabbè, in realtà i blocchi sono 1, 2, 3, 4. Mi servono 4 blocchi, quindi andiamo a fare il colorante giallo. E per colorare la lana non mi ricordo come si. Ecco così, ok. 1, 2, 3 e 4. Allora mi manca un fuoco da campo per metterlo sulla torcia. Quindi se non mi sbaglio si fa con 3 pezzi di tronco. Ma porca, odio le tasche piene, mannaggia la miseria. No, ho perso il carbone. No, prima quando sono morta, raga. Ma porca. No, 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 non c'è lo scheletro. Posso dormire, sono l'uni. 3 bastoncini e il carbone. Ok, abbiamo il nostro fuoco da campo. Possiamo riprenderci questi e possiamo finire la torcia. 1, 2, 3, 4. Qua mettiamo uno e gli mettiamo il fuoco. Bello. Dai, pensavo veramente peggio. Ci sarebbe da riempire la spada. Solo che in ciottoli non è che mi piaccia tanto. Però è l'unica risorsa che posso prendere velocemente e poi completare la skin perché comunque è metà. Dico, peggio di Favige non potete votare, quindi. Guarda, Martin. Io sto apprezzando però anche la torcia che fa uscire il fumo. Sì, Cioè, c'è un buon bella, sì, lavoro qua, è bella, è secondo me. molto Posso dare un bella, secondo voto? Sì. Ci me. 8,5 pieno. sta. Oh, E io sono grazie. felice anche che ci sarà questo tributo al Big Ladro in questo momento, perché secondo me è molto carino. Allora, ahia. Arriva Pesante, Sparks. un voto Attenzione. negativo. Un voto negativo. Allora. Io do il Io mio. 10 perché comunque l'ha fatto Anche io un'ora del e mio. mezzo, ragazzi. Io Sì, l'ha ci avrei fatto in messo poco tempo, l'ha 2 mesi a fatto. fare sta roba. Quindi, Ah, comunque, ora va Sparks ha dato apprezzato il anche vero il voto. fatto.
che è stata veloce. Comunque, sotto nei commenti fatemi sapere la vostra. Io come al solito vi lascio un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.